Milan Leao, ci siamo. Dopo lunghi mesi di estenuanti trattative per raggiungere un accordo totale per il rinnovo di contratto del campione portoghese, entro la fine di questa settimana arriverà finalmente la tanto agognata firma. Secondo quanto risulta a calciomercato.com, l'appuntamento decisivo tra l'attaccante classe 99, il suo entourage e la dirigenza rossonera a casa Milan si svolgerà nella giornata di giovedì o, al più tardi, di venerdì. Leao siglerà un nuovo accordo della durata di 5 anni, quindi fino a giugno 2028, che lo porterà ad incrementare il suo attuale ingaggio di 1,5 milioni di euro fino ai 7 che saranno garantiti dall'imminente firma. Crescerà pure il valore della clausola rescissoria che i club interessati dovrebbero versare nelle casse del Milan per sciogliere il contratto. Dai 150 milioni contemplati dalla precedente intesa si toccherà quota 175. Uno sforzo importante compiuto da tutte le parti per fare di Leao sempre più un perno inamovibile del progetto tecnico rossonero. Fondamentale il lavoro compiuto dal responsabile dell'area tecnica Paolo Maldini e dal direttore sportivo Frederic Massara per convincere il giocatore, il padre Antonio e il procuratore Ted Dinvula ad accettare l'ultima proposta arrivata dal Milan per prolungare il contratto che sarebbe scaduto nell'estate 2024, ma altrettanto significativo è stato il lavoro diplomatico svolto con Lille e Sporting Lisbona dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Grazie al quale il club francese si è impegnato a versare i 22 milioni di euro della multa imposta per il trasferimento di Leao dal Portogallo alla Francia nell'estate 2018, ma otterrà al tempo stesso una percentuale maggiore su una futura rivendita del calciatore da parte del Milan. Tutto è bene ciò che finisce bene. Per Leao è giunto il tempo delle firme. Mercato del Milan concentrato sull'attacco. I nomi seguiti dalla dirigenza rossonera. Il Milan acquisterà un nuovo centravanti nella prossima sessione di mercato. Olivier Giroud ha dimostrato di poter essere decisivo anche a 36 anni, e il rinnovo con cui si è legato ai rossoneri per un'altra stagione è più che meritato. Tuttavia, non è più in grado di giocare tutte le partite e le alternative non sono state finora all'altezza. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, prima di far partire il casting per un numero 9 il Milan vuole avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League e, di conseguenza, di intascare un tesoretto da reinvestire sul mercato. Per ora la squadra di Pioli è al quinto posto, con due giornate ancora da disputare, ma la nuova sentenza contro la Juve, prevista proprio in giornata, potrebbe rivoluzionare le prime quattro posizioni. In cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara ci sono i nomi di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. L'attaccante azzurro non è riuscito a imporsi al West Ham, complice l'infortunio al ginocchio, e potrebbe partire in prestito, mentre per lo spagnolo c'è il nodo legato all'ingaggio. Le alternative portano a Marco Arnautovic del Bologna, vecchio pallino della dirigenza, Noah Okafor, incrociato con il Salisburgo ai gironi di Champions, e Roberto Firmino, che lascerà il Liverpool a parametro zero.